Dato che in questa ricetta ho deciso di omettere le uova, questa volta inizio con il mescolare gli ingredienti secchi setacciati. Devi sapere infatti che solitamente nella preparazione dei dolci si inizia dagli ingredienti liquidi per poi incorporare i solidi. Per quanto riguarda il Nesquik, che io amo sin da quando ero piccola e non manca mai nella mia dispensa, altrimenti il latte non lo bevo, se non ce l'hai a casa oppure non ti piace, puoi sostituirlo con 50 g di cacao amaro. In quel caso però dovrai aumentare la quantità dello zucchero che non sarà più di 50 g, ma di 150 g, a meno che non andrai ad utilizzare uno yogurt già dolcificato. In quel caso potrai diminuire leggermente. Il segreto di un buon dolce è l'equilibrio. Infine, prima di cuocere il prune cake, puoi decidere di aggiungere sulla superficie pezzetti di cioccolato bianco o latte fondente. Perché no, anche la crema alle nocciole ci sta benissimo. Io ho deciso di lasciarlo semplice per sentire tutto il sapore del Nesquik. Guarda che bello che è venuto, molto alto, è soffice, proprio spugnoso, è veramente fantastico, è morbidoso, ma adesso ti faccio vedere quanto è soffice attraverso il taglio. Wow, ma cos'è? Questo è perfetto per la colazione, per la merenda, da inzuppare con il latte oppure da mangiare così, semplicemente. Vabbè, sono troppo fiera e orgogliosa. E poi si prepara veramente in un lampo. Assaggio queste briciole, già che ci sono. Buonissimo, piacerà un sacco anche a mio marito. Te lo consiglio, farà felici grandi e piccini. Se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividila sui tuoi social.